solo che la non si fa, non si viene a sapere. E necessariamente ci sono delle cose che uno fa e che poi si vengono a sapere e mettono in un certo senso un po' di scorno in faccia, un po' di vergogna. E se non viene questa vergogna, allora è pure peggio, perché fossi io in alcune persone mi vergognerei moltissimo, ma proprio molto. Magari si fanno certe cose anche in funzione del fatto che si vuole che si vengano a sapere, però ce n'è bisogno, cioè alla fine, ma chi cazzo se ne fotte? E volersi poi necessariamente appendere alla conoscenza di ciò che fanno le persone, tutto, io in un certo senso io ho deciso a un certo punto della mia vita, per una questione anche lavorativa, di condividere parte, una piccolissima parte della mia vita al pubblico. Quindi in un certo senso, passatemi il termine, mi sento in minima parte un personaggio pubblico. E con questo che cosa voglio dire? Che io decido cosa voglio condividere con voi che mi state guardando. Ovviamente ne accetto anche le conseguenze, un giudizio negativo, il più delle volte sempre così, perché gli haters stanno veramente, cioè, là col fucile spianato aspettando che magari uno dica una cagata o un qualcosa che non lo so, che possa essere eventualmente criticabile. E anche quando uno non dice qualcosa di criticabile, figuriamoci, hanno sempre qualcosa da dire, maledetti frustrati. Avendo fatto io una scelta molto personale, cioè quella di condividere parte della mia quotidianità con il pubblico, necessariamente si deve accettare che in un modo o nell'altro la mia faccia esca sui social di tutti i tipi: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui uno non vuole più vedere la mia faccia per tutta una serie di motivi, sarà un po' difficilotto e è un po'... non è proprio piacevole, mettiamolo così. Quindi con questo che cosa voglio dire? Nel momento in cui si è deciso di non vedere più questo mio capoccione, almeno fate in modo di non incontrare più occasione. Mi spiego meglio. Ma che cazzo vi venite a informare a fa, dico io, su quello che faccio, su quello che non faccio e perché e per come? Cioè, mi sa un po' tanto di sadomasochismo, e non di masochismo, che sia chiaro, di sadomasochismo. Perché? Perché ci sta quella parte sadica che necessariamente, oh, io lavoro su internet, io so che cosa succede, qualsiasi cosa succede, chi mi guarda, come mi guarda, che cosa fa, lo so. Quindi ci sta l'essere sadico nel voler necessariamente arrecare un qualche tipo di sensazione, e vi assicuro che non è assolutamente positiva, perché se prima poteva essere magari sofferenza, adesso è solo questo. E non solo per me magari, ma anche per altre persone. E poi ci sta la parte masochistica, cioè il vedere necessariamente che la vita va avanti. E che dobbiamo fare? È logico che la vita va avanti, soprattutto quando si sa che la coscienza è super pulita, super pulita. E quindi c'è, cioè, tutto questo per dire cosa? Nel momento in cui si pigliano delle decisioni, sono decisioni che devono essere prese di pugno, punto e basta. Magari sarò un po' drastico in questa cosa, però bisogna sempre darsi un valore, e lo sapete perché lo ripeto davvero da tanto tempo. Non dovete permettere proprio a nessuno di mancarvi di rispetto in alcun modo, è troppo importante, vai giù. E questo condividere con voi la mia quotidianità mi permette sì di decidere esattamente cosa voglio e cosa non voglio condividere con voi. E badate bene, quello che condivido con voi è veramente una piccolissima parte, quindi non crediate davvero di conoscermi. È successo tante volte di incontrare delle persone che credevano di conoscere tutto di Nocciolino 24, per esempio. Scommetto che molti di voi non sanno nemmeno io come mi chiami, cioè molti di voi non sanno nemmeno qual è il mio cognome, o non so quando sono nato, qual è il mio gelato preferito, il mio fiore, o se non lo so. No, non lo sapete. Non sapete qual è il mio film preferito. Non sapete davvero, non sapete un sacco di cose di me. Non sapete della mia famiglia, se non magari qualche video che ho caricato di mia mamma. Non sapete dei miei trascorsi. Cioè, in pratica, a un certo punto della mia vita ho incominciato a fare dei video da quando ero a Londra, e avete seguito parte delle piccole parentesi di questa persona, ok? Ma sono io che decido cosa condividere con voi. Quanto vorrei poter avere la possibilità di decidere chi può vedere cosa. Questo purtroppo YouTube non l'ha messo ancora
in piano, ma penso che alla gente interessi molto poter dire ok, tu mi puoi guardare e tu no. Anche perché sono stato sempre molto bravo a scomparire, ma da quando c'è internet e soprattutto il lavoro che faccio, però, cioè, questo sproloquio per dire cosa? Ma levatevi dai coglioni, e che cazzo, fatevi una vita, maledetti, e che cazzo. Vi parlerei per esempio dei miei amici, miei ex amici, madonna mia, ve lo racconterei davvero. Penso nel prossimo video vi racconterò di questa cosa, che è molto importante, è una parte della mia vita davvero importante, mi piacerebbe condividerla con voi, far riflettere, sicuramente al prossimo video. Cazzo, è venuta st'idea, la condivido con voi, mi dite che cosa ne pensate. Ciao, io sono Antonio e sono un uomo, perché fa un po' strano dire ragazzo, ma sono un uomo sbarra ragazzo, un giovane uomo, sono uno giovane, ripeto, ciao, sono Antonio e sono un giovane uomo di 30 anni e così come tante persone sto cercando una strada nella mia vita. Ci vediamo. Ciao.